questo incontro nel pomeriggio. La prima parte è l'incontro con Morricone, con il magistrato Morricone, e l'analisi della giurisprudenza e gli orientamenti invece del Ministero, che a volte vanno in una direzione lievemente differente, o quantomeno dal punto di vista interpretativo sembrerebbe questo. La seconda parte è la MEDARB, cioè la mediazione e l'arbitrato. Siccome abbiamo istituito una camera arbitrale che avrà la sua introduzione a pieno regime a partire dal prossimo settembre, il 19 pomeriggio faremo proprio un confronto finalizzato a capire come le clausole di mediazione tra aziende private, tra soggetti privati e enti pubblici, e nelle relazioni che possono intercorrere miste tra questi soggetti, possano avere la massima efficacia. Quindi come possono avere la massima efficacia e come possono avere la massima efficacia nella loro relazione con l'arbitrato. Quindi MEDARB è quando avvio una mediazione, non dovesse concludersi con l'accordo, e anziché andare in giudizio scelgo la strada dell'arbitrato. E l'arbitrato notoriamente non si è sviluppato negli anni per la sua onerosità, ma la MEDARB consente di svolgere procedure arbitrali a condizioni economiche cambiate, che vanno incontro alle esigenze di spending review, termine oltremodo inflazionato, ma che poi in senso stretto bisogna passare in piedi i patti di stabilità e i bilanci comunali, e il concetto di economicità dello strumento, perché se io vado in mediazione e poi non raggiungo l'accordo, è un peccato non avere uno strumento altrettanto conveniente per poter vedere di arrivare ad una soluzione anche giudicante. No? In tempi certi, soprattutto. In tempi certi, e con la possibilità di nominare un collegio di arbitri che sia composto da, ad esempio, un mediatore nominato un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale, un arbitro nominato dal Comune e un arbitro nominato dall'altra parte, con una procedura però che sia una procedura rapida e, ancorché non sarà assolutamente calmierata, sicuramente economica, nel senso dell'economicità rispetto al normale giudizio.